Ciao belli, benvenuti in un nuovo video di Uncharted 4. Questo è il decimo capitolo, quindi le 12 torri, ed è il nostro undicesimo episodio, perché c'è stata un po' di confusione con i tagli corti, lunghi, quindi un po' di casino. Quindi niente, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Siamo sulla Gippetta, dobbiamo andare alla ricerca delle 12 torri per arrivare poi al mistero. Va bene, ragazzi, vi lascio al video dopo la sigla. Allora, ragazzi, ho fatto un pezzettino con la Jeep giusto perché tanto qua è abbastanza monotono, quindi ho trovato due oggettini, c'è da passare un po' in due o tre posti diversi. E quindi proseguiamo con sta jeepetta qua. D'accordo, leggeri. Ok. Qua bisogna fare un pezzetto un po' Vacci stretto. piano, ragazzo. Oh, siamo Sì. fermi nelle piante. Quindi Nathan, pensi che Avery, Tew e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro Ok. Tutto tesori e molto li abbiano portati stretto, qui a questo? E chi lo sa, forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso? eh? Già, Oh, ragazzi. magari lui ha aiutato gli Salitone. altri a nascondersi. Attenzione al Chiaramente, potrebbe climbing. nascondere. Ok. Qui siamo dalla torre. Controlliamo la torre. Vengo anch'io. Ti piace qua, eh? È messa bene, se consideri che ha centinaia di anni. Sì, queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Attenzione. Il Sam, drago. guarda. È il sigillo di Christopher Condit. Capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedette. Non ha senso. No, infatti. Forse ogni capitano era responsabile di una torre e forniva uomini Forse. per presidiarla. Ma non si sa se è vero quello che stai dicendo, eh. Proprio voglio andare di sopra. Ci sarà un tesorino sicuro, eh. Tra l'altro vi rendo noto del fatto che ne ho trovati due venendo in qua, e questo è il terzo, dall'inizio del capitolo, eh. Esaminiamo. Boccetta di polvere da sparo. Molto bella. Molto bella, molto molto bella. Ok, niente, ce ne possiamo dire di qua, no? Possiamo proseguire con la macchinetta. Ah, attenzione! Qua hanno utilizzato un vericello, sicuro. Ah, un taglio nella corteccia. Devono aver Tipo il legato vericello. qualcosa all'albero. Dai, facciamoci sta vericellata. Facciamoci sta vergelata. Ok. Visto che qua è scivoloso particolarmente. E su. Esatto. Giù. Quindi scendiamo. Vericello. Sapevate che il fuoristrada ha un verricello? Guarda, non lo sapevo. Che vuoi farci? Non Vado a lo so. legare all'albero, com'è che voglio fare? È un ottimo posto per tirarsi su, eh. Ah, beh, faccio il giro perché ovviamente il gioco è molto ingegnoso. Ora dovrebbe Ok, funzionare. arrivo. Oltre. La Un po' stai sì. spassando, eh? È più ripida di quanto sembri. Tutti pronti? Vai di Dai, vericello. prova. Parte. Piano. Piano. Spettacolo. Sei pigliato anche, ecco perché. Visto Sully? Verricello, valeva la pena. È solo una collina, non ha ancora giustificato la spesa. Per ora no, ma ha vinto una battaglia. Festeggerò alla fine della guerra. Che cazzo, ma dai, molla. Ok. Gas a bomba, gas a bomba. Gas a manetta. Sono
sono sempre stato un ottimo climber. Slamadosca. Siete pirati di successo, giunti fino a qui per sfuggire all'oppressione del governo. Oh, poveri perseguitati. Loro volevano solo ammazzare e saccheggiare in pace. No, no. Devono vivere come uomini leader. Beh, se cerchi un posto in cui nasconderti dalla società, questa mi sembra un'ottima scelta. Là però c'è qualcosa, eh? Ma quanto diavolo è lontano questo vulcano? Di pazienza, Victor. Pensa come sono arrivati qui i pirati. Partiti dall'Inghilterra. Hanno raggiunto il Brasile e riattraversato l'Atlantico fino al Sudafrica. E ce l'hanno fatta usando carta, mappe. No, voleva andare di là io, però. Solo le stelle. Ehi, stai parlando con uno che è stato in marina. Vuol dire che per noi è attenzione. Stato. Attenzione. A me sembra comunque troppo lontano. Secondo me qua tesorini. Solo un secondo. Okay, manetta. Eccolo qua. Lo sapevo, ragazzi, sappiate che ce ne sono veramente un botto, eh. Rotolo di pergamena. E non li puoi aprire, però. Quello è brutto. Non li puoi aprire. Sai perché per caso qua vai su, no, eh? No, vabbè. Vabbè, ero tentato di provare, ma va bene. Va bene così. Riparte. Non sono scivolo. Un po' di burnout. Non puoi vedere di qua. Oh no no no. Le gomme sporche di fango che lasciano un segno, ragazzi. Ah, forse si poteva passare in su, eh. Ma cosa ci può essere secondo voi? Ehi, Nathan, sì. Controlla quella grotta. Vado. Vedo delle scatolette. State fermi. Vedi qualcosa? Non vedo niente. Un tesorino, un tesorino, un tesorino, un tesorino. Vabbè, adesso poi li esaminerò. Oh, cazzo, scusate. Ho sbagliato tasto. Mettila via sta cazzo di pistola. Grazie. Ok. Passiamo di qua dal viscido. Aiuto! Merda, merda, merda! È troppo viscido qua, oh. Meno male che è piccolo, se no mi toccava tirare fuori il cielo. Oh, attenzione, attenzione. Attenzione. Aspetta. Cosa abbiamo? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Nadine? Già. Sono sempre loro. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Questa è la buona notizia. Quindi ce n'è una cattiva. Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Vabbè, un po' di azione, dai. Ma siamo in vantaggio. Che vuoi fare, Nathan? Fidatevi di me. Ma cosa sarebbe il fidatevi di me, scusa? Cosa cazzo? Ma cosa cazzo vorrebbe dire fidatevi di me? Cioè, se sono sti qua. Nascondiamo la Jeep qua dietro. Scendiamo. Ragazzi, tutti giù, dai. Nell'erba alta, che non ci vedono. Attenzione. Ah, sparpagliatevi un po', non so, mettetevi un po' informazione, che cazzo ne so io. Ausi, hai collegato tutto quanto? È tutto pronto, se non Nadine ci autorizza, facciamo sotto. Bene, secondo me qui non c'è niente, finiamo in fretta e passiamo oltre.
dagli altri siti? Ancora niente. Li chiamiamo per dire che siamo pronti. Diamo l'ordine di aspettare e aspetteremo. Che spreco di risorse. Se fossi io il capo, questa missione durerebbe la metà. Visto che l'ultima volta che hai maneggiato esplosivi stavi per far esplodere un'intera strada, sono contento che non sia tu il capo. Metà del tempo. Di sicuro lo riferirò a Nadine. Sono qui, li ho trovati! Cecchino! Mettili capo! Recita le ruote! No, dobbiamo farla meglio. Dobbiamo andare di là dal cecchino prima, che poi avrà ovviamente il fucile al cecchino, quindi qua non ci possono vedere. Ok. L'arma è rimasta lì. Allora, o mi nascondo e faccio saltare tutti i cecchini, o se no lì c'è una granatina. Ok ragazzi, questo è un bel pezzo, eh. Anzi no, molla sta cazzo di corda. Abbiamo fatto un bel numero, dai. Di qua per adesso non c'è nessuno. Fatti vedere! Merda! Li ho persi! Ecco, dove siete? Ok, dividiamoci! Io li sento di qua. Io li sento di qua, però potrebbero essere da tutt'altra parte, quindi mai fidarsi dei miei sentori. Dove sei, stronzo? Tela lì. Il fallo non ci interessa, teniamo la K47 che è molto meglio. Merda! Cazzo fai! Ok, l'altra arma è la mia pistolina, ok. Perfetto. Qualche danno l'abbiamo fatto, eh. Ok, mi sembrano finiti. Maledizione. Rafe e Nadine devono aver portato qui decine di uomini. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per me. Ragazzi, fammi prendere lo scribizzo. Spacco tutto, spacco. Togli tipo dal cazzo. Qui secondo me c'è qualcosa, eh? No. Andiamo a vedere in questa porta che abbiamo fatto saltare per aria.
Ragazzi, l'altro simbolo. Guarda, un altro sigillo. Ah, Adam Baldridge. A Kings Bay comandava lui. Mercante, schiavista, una canaglia a tutto tondo. Sei preparato? Già, la biblioteca del carcere. Quindi? Una volta trovato questo? Direi che potremo riprendere la nostra macchina. Dai, andiamo in macchina. Abbiamo seccati tutti. Qui però si può salire. E secondo me qua sopra ci potrebbe essere una sorpresina, eh? Solo granate. Che tra l'altro non sto usando. Di solito queste cose qua distruttive a manetta le uso. Macchina, ragazzi, dove cazzo? Eccolo lì. Su, saltiamo in macchina. Abbiamo fatto una bella strage anche qua. Un piano come l'altro, eh? Questi pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. A sto punto, e ora come lo faccio vedere io. Lo faccio vedere io come usciamo. Ci tiro via al ponte, tiro. Tiriamo un po' via sto ponte, va. Andata, ora l'altra. Questo qua è uno dei miei lavori preferiti, distruggere. Vai, tira. Tira giù tutto, spacca. Ancora il berricello, Salvi. Comodo, vero? Non ero contrario al berricello, ero contrario alla spesa, a pagarlo una fortuna. Ok, tanto sto pezzo con la gippetta. A parte che è guidabilissima, ragazzi, no. Non so se rendo l'idea. Salvi, quanto sei in confidenza con Nadine? Perché? Pensavo che magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Attenzione. E se le diamo una fetta maggiore di Rafe? No, lei non lavora così, è una di quei mercenari che pretendono il pagamento anticipato. Rafe è in una posizione di vantaggio. Ma potrebbe esserci qualcosa, eh? Lo so che non le prendo tutti, non potrò mai platinare questo gioco, qui. Però... Buona caccia! Chi lo sa? No, non c'è un cazzo. Non c'è un nemeretessimo cazzo. Cazzo io. Andiamocene. Allora, le pietre indicano comunque il passaggio corretto, eh? Quindi diciamo che potremmo esserci come strada, eh? Guardate, shoreline. Già, sembrano fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Pensavo la stessa cosa. E se avessero già trovato il tesoro? Beh, stanno battendo a tappeto la zona. Se lo avessero trovato, avrebbero interrotto le ricerche. Sì, sì, hai ragione. Quindi cosa vogliamo fare noi? Vogliamo buttarci? Ehi, Sam, posso chiederti come trascorrevi il tempo? Beh, leggevo più che altro. C'era un acquario. Qua! Quali? Dobbiamo andare su, sperando che non ci rompano le palle quelle lì. Faccio qualcosa. Sai, caso posso uscire. Giusto. Libri a parte, facevo flessioni, amavo. Ehi, diamo un'occhiata al vecchio edificio. Queste cose qua non si possono perdere, però. Al diavolo. È troppo alto. Troppo alto. Se non ci metto la jeep.
troppo alto, ci metterò la jeep. Salto sulla jeep, poi salto sulla vetrina. E se usassimo l'auto? Esatto. Era così per dire. Ok. Sali su sta cazzo di macchina. Ma che cazzo? Se sei un canguro, beh. Oh. Attenzione. Attenzione che qua ho capito cosa fare. Qua l'avevo capito subito. L'avevo capito subito. Pistola a pietra focaia, ma figurati, secondo te? Tello lì. Ho trovato un tesoro. E chi trova un amico trova un tesoro. Non è che sta porta si apre, no? Ok, ora? E ora esco di qua. Perfetto. Ragashish. Ho trovato quello che ci serviva. Cioè niente. Allora, stavamo dicendo... Ah, giusto. Bravo, cercavo di tenermi fuori dall'insetta pandemale. E riflettevo bene. Vai a cercare di evitare di incrociare il camion dei shoreline. Sam, se eri amico di un secondino, perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera a tuo fermaposta. Mai ricevuta? Perché il direttore l'ha trovata. Hanno pestato davvero per bene. E non ho mai più visto la parte. Attenzione, proviamo a salire piano piano, eh. Mi sono rifatto quando il direttore ci ha dato la casa. Ma non è andata così. Piano, ragazzi, qua si vola di sotto in un attimo, eh. Sai, ora che ci penso, ho fatto qualche affare con Alcazar, decide di arrivare. Ok, piano piano. Ah, sì? E sei ancora vivo? Beh, all'epoca non era un pezzo grosso. Cazzo. La shoreline ha trovato qualcosa. Rallenta. Certo. Se dobbiamo andare là però. Rallenta un par di ciuffoli. Sally, a che punto eri? Ah, sì, allora... Qua c'è qualcosa, stavo ancora scavando le gerarchie criminali. No. Procurai al suo capo alcune xilografie trafugate dal Giappone. Era un appassionato dell'epoca Shogun. Disastri in jeep. Cordiale a parole ma deciso, come se fosse pronto a esplodere alla minima provocazione. Attenzione qua, ragazzi. Non è cambiato molto. Presi i soldi e tagliai la corda. Qua potrebbe essere critica la questione. Qualcuno potrebbe attaccarci, eh. Guardate, ragazzi. Che cos'è? Pacifico, guarda dove l'ho lasciata. Forte. Un appunto. Ovviamente arrampichiamoci. Accidenti, da quassù puoi vedere quasi tutta Kings Bay. Già, guarda, là c'è la città. Tesorino. Tesorino. Ah, una moneta di quelle mi sa questa qua, eh. È un penny scozzese. Ah, no. No, 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 è un penny scozzese, quindi ciuccia. Beh, guarda che roba. Che panorama. Ho ancora paura di svegliarmi e di ritrovarmi in una cella di isolamento. Mi sembra di vivere un sogno. Sam. No, 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 niente sensi di colpa. Dicevo solo... Prendiamo il tesoro. Certo. Dai. Da lassù che dove stavano distruggendo tutta la Madonna. Gli abbiamo fusa sta cazzo di jeep, eh?
Ragazzi, vedo un'altra torre dopo la collina. Uomini della shoreline? Non saprei. Io di qua non ne vedo. Però nel dubbio. A quanto pare siamo arrivati per primi. Diamo un'occhiata in giro e ripartiamo. Ponte levatoio. Molto medievale. Beh, se costruisci un ponte levatoio significa che vuoi tenere la gente alla larga. O vuoi proteggere qualcosa. Dubito che... Vabbè. Un'altra iscrizione. Un altro sigillo. Allora, lo riconosci? Sì, Pegasus. Ann Bonny. Navigava nei Caraibi. Pensavo fosse morta in galera. O almeno è quello che viene raccontato. Quindi, appunto. Sì, come no. Avery deve aver invitato anche lei. Prendiamo un appuntino che non si sa mai. Vediamo un po' se possiamo saltare da fuori. Qua c'è un Barok? 44 Magnum? Un'occhiata al ponte mobile. Bravo, dai, buona occhiata da te. Attento, ragazzo. Dammi subito un tesorino. Nathan, le scale sono rotte, la manovella del ponte è irraggiungibile. D'accordo, do un'occhiata quassù. Ragazzi, appena oltre il ponte c'è una torre enorme, più grande delle altre. Voglio un tesorino. Niente tesorino. Bingo. Sam, consegna il pezzale. Minchia. Fanno prima loro che distruggono tutto, no? Tutto bene? Sì. Con la cazzo di dinamite. Ok, a tra poco. Avvicino l'auto. Cosa c'è qua? Un vercellismo per andare di nuovo là. Quindi vuol dire che qua c'è qualcosa. Se mi ci fa ritornare, no? Può darsi che non ci sia la mazza invece. Avvicini l'auto perché tu vuoi che io apra il ponte levatoio. Quindi. Ok. Non vi nego il fatto che ogni volta che salto così mi va a vuoto il cuore, eh? Ansia proprio. Allora ragazzi, sto cazzo di ponte levatoio come si tira giù? Attenzione, suggerimento, non ce ne frega niente. No, cascare così. Non so perché ho tirato giù tutto, ma non importa. Oh, ce la fai a salire su, no? No, di qua no. Ah, quello. Vado sotto. Quindi se è da qui che si apre il ponte levatoio, in qualche modo lo dovrò aprire, no? Tello qua. Ho fatto un giro della Madonna quando poi la cassa che ho portato giù io serviva per... Vabbè. Non scomodatevi, Ci penso io. Sì, beh, la manovella è una sola. Sai com'è? Faccia di merda. Stai andando bene, ragazzi. Cazzo! Accidenti, bella mia!
siete? Dove siete? Cazzo, non c'ho più armi. Dove siete? Tutti bastardi. Ancora lassù. Allora, dietro. Perfetto, andiamo a prendere qua qualcosa. Cazzo, di nuovo. Non posso, devo raccogliere un po' di armi prima. Ora passiamo a questo ponte. Ok. Perfetto, sto diventando un ninja con sto cazzo di coso, eh. Qui c'è granate, non ce ne facciamo niente perché tanto non le uso, continuo a non usarle. Ok, riproviamo. Perfetto. Bella storia. Ok, scappiamo un po'. Oh, il camion non si può prendere. Shield da cecchini come se piovessero, eh. C'è un altro AK-47. Che pistolina c'ho? No, mi tengo questo, tanto fa schifo. Qua c'era un altro fucile. Qua c'era un altro fucile. AK-47 siamo pieni. Perfetti. Era il modo più veloce. Maledetti porci. C'è una grossa torre sul vulcano. Nostra avventura sta per finire. Guarda che sono molto convinto, ragazzi. Mi sa che c'è qualcuno lì che ci aspetta, altro che. Non per essere pignolo, ma con tutti i soldi che Avery ha speso per le torri, poteva mettere una richiesta. Su con la macchina? Proviamo. Beh, valeva la pena tentare. Ok, tenetevi forte. No, non ce la facciamo di qua. Darò un'occhiata. Che cazzo. Dimmi un po', quanto devi ad Alcatraz? La metà di cosa? Beh, ti ho parlato solo del colpo alla gamba. Che vale 400 milioni. Esatto, ma se la teoria di Nathan è corretta, allora i soldi in ballo sono molti di più. Avresti dovuto parlargli di 200.000 dollari. Mai dire i propri soci il reale valore dell'obiettivo. A dire il vero non pensavo di diventare il suo socio. Facciamo il giro di qua, dai.
Ole. A posto. A posto si fa per dire, eh? Sempre. Una bella sciacquata nel bisagno. Siamo pronti. Si va. Occhio a testa corta. Oh cazzo! Niente panico! Niente panico! Cazzo, passate matto! Cazzo! Oh, ma stai su! Reggiti, ragazzo! Di tempo! Ma porca puttana, me! Forza, forza! Forza, forza un cazzo! Forza, è facile dire forza quando sei te. Quando non sei te che sei appeso, vedi? Stai bene? Sono stato meglio. Sì, mi sono cagato fuori, in mano. Reggetemi! Ave Maria, prima di grazie al Signore. Tu sai che mi ha detta. Sappiamo. Mica pericello, ragazzi. Soldi ben spesi. Bene, no? Ebbene, parlerò con il mio strizzacervelli. Perché hai uno strizzacervelli? No, ma dopo questa mi servirà. Andiamo, non fatene una tragedia. Avevo tutto sotto controllo. Sì, sto cazzo. Io mi sono cagato addosso, ragazzi. Mi sono veramente cagato addosso. Oh. Bene, aggrappatevi. Porca. Per una volta è andata nel modo giusto. Sì, sono quasi deluso. Quasi. No, Ora, troviamo il modo di entrare. Il jeep non si passa. Andiamo a prenderci il tesoro. Non credo proprio, però. Attenzione. Da qui non si passa. Sam, dammi una mano. Sì. Uno, due, tre. Olè. Vediamo cosa abbiamo qui. Vabbè, io ci sballo a far esplodere le cose, eh. Cos'hai visto? Ma dietro sembra esserci qualcosa. Sam? Sì, diamoci dentro. Un muro. Al diavolo. È murata? Bene, diamo un'occhiata. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Faccio esplodere. Porco cazzo, tra un po' muoio. Non c'è niente qua. Non c'è una merita minchia, ragazzi. Quindi? Attenzione! Ti avevo avvertito! Vabbè, la granata ha funzionato. Ogni tanto servono, allora devo usarle più che altro. Ah, questo è un lavoro per me. Manovelle ci vado a nozze. Brigatevi voi due. L'abbiamo già perso. Ma aspetta. Andiamo. Non vedo niente che sbrilluccica. Anche se non mi fido di guardare, devo guardare dietro anche. Dietro le casse.
Eccolo qua, vedi? Vedi che bisogna guardare dietro le casse. Tac. Poi lo esaminiamo dopo. Victor, di qua! Sembra felice. Per lui la posta in gioco è alta. Fratelli più grandi sono sempre una palla al piede, eh? Dove stiamo finendo? Sam, mi sembra un po' troppo ardito però, eh? Hai ardito. Wow! Ah, magnifico! Ma non vedo tesori! Ehi, ragazzi! Arriviamo! Potrebbe esserci qualunque cosa qua sopra, non ci facciamo fregare, anche lì sotto. Qua sopra piuttosto che... Ok, diciamo che è una postazione questa qua, è la tipica postazione per fare qualcosa, eh? Sandisma. Vieni a vedere. Sandisma. Ah, Sandisma. Chi si rivede? È lui. Allora, cosa abbiamo? Altri sigilli. Qui c'è il buon Avery. Thomas Tew. E questo è... Questo è di Adam Baldridge. Qui c'è Joseph Farrell. E questo è Richard Watt. Capitani pirata. Quindi? Forse la tua teoria del fondo comune dei pirati non era così assurda. Bene, quindi dimmi qual è il trucco stavolta. Dobbiamo premere un pulsante, tirare? Forse un braccio o... Proviamo. Forza. Ragazzi, ti vedo molto meglio. Quando avrete finito di molestare il povero Sandisma, c'è qualcosa che dovreste vedere. Molestiamo Sandisma. Il trapezoide è chiaramente il vulcano. La corona è King's Bay. Questa è una mappa, signori. Victor, sei un fottuto genio. Cazzo, sei un geniaccio. Un genio. Sì, sì. Quindi se noi siamo qui, questa torre corrisponde al sigillo di Avery. Ok, allora gli altri sigilli... Devono essere le torri dell'epoca di Avery. Che adesso però... Insomma, il tesoro sarà in una di queste, no? Sì, ma quale? Io conto 12 torri. Ehi, Victor. Eh? Non hai iniziato a fumare sigarette, vero? A quanto pare non siamo i primi. Attenti, esplode! Lo sapevo. Provo a fermare! Vieni qua, ti raccolgo! Cazzo, sono super corazzato. Porca. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma vaffanculo, mi ha ucciso. Li abbiamo sorpresi. Cazzo! No, merda! Li abbiamo trovati! Ma quanti cazzo sono? Ah, grandioso! Ah!
senso, devi morire. Dove cazzo siete? Uscite fuori. Morire. Ok. Diamine. Sono finiti? Beh, lo spero. Tu stai bene? Io rivoglio la K-47. Sì, sono qui. Sti maledetti bastardi antisommossa. Pistola raffica, ci abbiamo tutto. Dai, mi hai fatto un bel casino anche stavolta. Ehi, che fai? Cerco confermi a un sospetto. Merda. Guardate qui. Cos'è? Me lo fai vedere anche a me o te lo metterle per te? Eh? Avevano capito tutto delle torri. Luoghi, sigilli, strutture. E adesso? Adesso? Siamo fregati, ok? Perché siamo in tre e loro chissà in quanti saranno. E sono in vantaggio. Sì, ma non hanno ancora scoperto la torre giusta. Che culo, Nathan, neanche noi. Noi sì. Invece sì. Noi sì, la guardate, bilancia. È un po' consumato. Lì corrisponde. Sei sicuro? Perché potrebbe essere anche questa. No, no. Ah, oh, merda. Cazzo. Ad ogni modo, meglio 2 che 12. Bene. Io vado in questa torre. Tu e Sally andate all'altra. No, 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 no. Ormai gli uomini di Rafe le avranno occupate tutte. Esatto. Quindi se vogliamo recuperare lo svantaggio, dobbiamo dividerci. No, Sam, aspetta un attimo, ok? Ha ragione. Sono alle estremità opposte di Kings Bay. Sì, ma non va bene se andiamo separati. Oh, cazzo. Roccazzo. Se ti imbatti in quei buffoni della shoreline ci chiami, intesi? Ci si vede. Speriamo. E noi a piotte. Vabbè. Dai, Nate, muoviamoci. Sì. E noi a piotte. Ferma tutto. Facciamo un bel salvataggio, come siamo abituati a fare noi, e ovviamente nel più vecchio, e direi che sicuramente terminiamo l'episodio qua, perché 50 minuti incominciano ad essere tanti. Stanno prolungando parecchio i nostri gameplay e quindi c'è il rischio poi della monotonia. Ok, arriviamo alla fine dell'episodio ovviamente, quindi è stato lunghissimo questo episodio come l'altro. Però preferisco piuttosto farveli interi, ma con tutti i contenuti che ci devono essere, perché poi spezzarli a metà a volte si perde un pochettino la trama. Siamo allora, dobbiamo andare nell'undicesimo capitolo, che sarà Nascosti in Bella Vista, e quindi ci vediamo nel prossimo video. Se vi è piaciuto, tanti bei pollici in su, iscrivetevi, commentate e condividete. Vi ringrazio per aver visto il video. Ciao belli!